Nel Rinascimento, letterati e umanisti ci hanno spesso rappresentato nelle loro poesie i miti dell'antica Grecia, ma anche artisti come ad esempio Botticelli hanno messo su tela le favole della mitologia, come ad esempio troviamo in due opere famosissime che si trovano agli Uffizi, La Venere e La Primavera, due opere commissionate da Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici per la sua villa Medicea di Castello. Botticelli nasce a Firenze nel 1445 e muore sempre a Firenze nel 1510. Egli è allievo di Filippo Lippi. Sandro Botticelli è intimamente legato alla cultura neoplatonica, che egli conosce da un rapporto diretto con la corte di Lorenzo il Magnifico, dove ci sono letterati e umanisti. La cultura neoplatonica pone l'uomo al centro dell'universo, in una posizione privilegiata rispetto a tutte le creature che discendono direttamente da Dio. L'uomo può spogliarsi della sua materialità per vivere nello spirito una dimensione ulteriore. L'uomo può, attraverso la bellezza e l'amore, compiere questa ascesi, e la bellezza terrena non è altro che rappresentazione di una bellezza divina. In questo senso vanno letti anche i due dipinti di Sandro Botticelli agli Uffizi, La Primavera e La Nascita di Venere, dove appunto la dea dell'amore ha un ruolo fondamentale. Ad esempio, nella Nascita di Venere, egli rappresenta il primo nudo della storia dell'arte dipinto, ma in realtà non è un nudo preso dal reale, ma è un nudo che si rifà a una cultura classica, appunto alla statua della Venere de' Medici. Il dipinto della Primavera è di notevoli dimensioni e Sandro Botticelli, al centro, come figura principale, mette ancora una volta la Venere, anche se il titolo del dipinto è La Primavera. Il dipinto va letto da destra verso sinistra. Innanzitutto vediamo la figura di Zefiro, che rappresenta il dio dei venti, che mentre sta soffiando feconda la ninfa Clori. In loro è un amore carnale, però che produce molti frutti, infatti dalla loro unione è nata Flora. Flora è dispensatrice di fiori, lo vediamo nel ricco corredo appunto di fiori che lei sta spargendo. È una figura bellissima e molto delicata. Al centro però appunto c'è la Venere. La Venere che raffigura un amore che trasforma dall'amore materiale terreno in un amore superiore spirituale. Non a caso Venere fa da mediatrice. Sopra di Venere si trova Eros, il Cupido, il dio dell'amore, che praticamente sta scoccando una freccia con gli occhi bendati. Sta ammirando una delle tre grazie. Le tre grazie rappresentano questa volta l'amore spirituale, disinteressato, che nulla chiede in cambio e che molto dà. Loro si tengono infatti armoniosamente per mano in una danza bellissima. Di lato, all'estrema sinistra, si trova questa volta Mercurio, che ha i calzari alati, lo riconosciamo per questo, il suo caduceo, è il bastone che serve al dio, che tiene nella mano destra appunto questo bastone per dissipare le nubi. Questa favola mitologica in realtà è una favola che ci documenta la filosofia neoplatonica. Sandro Botticelli si sofferma grandemente nel rappresentare tutti i dettagli del prato, delle piante e dei fiori. Tutti fiori che possiamo ritrovare anche in primavera nella villa di Castello di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, che abbiamo detto era il committente. Ma in realtà ci sono anche delle incongruenze, perché gli aranci non fioriscono in primavera, ma sono simbolo appunto del matrimonio. Gli aranci hanno presenti sia i fiori che i frutti. E quindi questo ci documenta che la sua è una rappresentazione allegorica e non realistica della primavera, in linea appunto con la cultura e la filosofia neoplatonica che abbiamo appena detto. Se noi guardiamo, anche tutti gli alberi in alto si incurvano e la vegetazione per accerchiare la figura di Venere, ma le figure sono poste paratatticamente, vale a dire una di fianco all'altra, e danno un senso non di realtà ma di irrealtà. Sembra quasi un ritmo e una danza. Soprattutto vi invito a notare la linea di contorno, che è un elemento caratteristico di Botticelli, che predilige rispetto al volume e alla forma. Basta fare anche un confronto importante, ad esempio, con la figura e il volto della Venere nella Nascita di Venere e la Monna Lisa di Leonardo da Vinci.
Botticelli, legato alla filosofia neoplatonica, ci rimanda a un ideale di bellezza superiore, mentre Leonardo, un aristotelico, guarda molto al dato reale e con la sua Gioconda e Monna Lisa ci restituisce un sorriso e un volto molto realistico. Questo per farvi capire le differenze stringenti fra questi due artisti. Quindi la linea di contorno, la sinuosità e il movimento diventa uno degli elementi caratteristici proprio della cultura del Botticelli e della cultura laurenziana alla corte appunto di Lorenzo il Magnifico. Vi aspetto alla prossima puntata.